attrezzate le populistiche, diciamo che ci siamo attrezzati un po' facendo un collage da la scheda istruttoria che era legata alla modulistica regionale, quella per molti di voi hanno scaricato con un modello di depositi, e la scheda istruttoria che io ho preparato dal punto di vista tecnico, che sarebbe questa qua. Quindi la prima parte non mi soffermo perché sono informazioni che provengono sia dalla domanda di deposito che voi predisporrete e sia dagli elaborati qualitativamente parlando che verranno allegati. Le informazioni sulle classi, sulla classificazione di strategico meno, sia quelle nazionali che regionali, li trovate sia in questa pagina che in quella precedente. Quindi per capire qual è il tipo di, diciamo, di opera che dove includerla. Quindi io vado, andrei direttamente alla presentazione degli elaborati. Allora, il progetto architettonico, quindi innanzitutto abbiamo due fascicoli cui si fa riferimento. Uno è quello architettonico che comprende una relazione tecnica, una planimetria catastale, una planimetria di incorporamento del lotto, e nel caso di edificio dedicato anche alla larghezza delle strade decenti, l'altezza massima dell'edificio. Poi planimetria, prospetto e sezioni, e se c'è sta qualche altra cosa. Particolare attenzione va fatta a questa planimetria di incorporamento del lotto, in cui si chiede anche l'altezza massima dell'edificio. E qua si fa riferimento ai regolamenti locali, perché come sapete le nuove norme tecniche hanno, diciamo, modificato un po' l'altezza degli edifici in funzione della distanza dalle strade, e quindi si fa riferimento agli strumenti urbanistici. Poi abbiamo il progetto strutturale che comprende la relazione tecnica generale, la relazione bene, quindi nella modulistica trovate di tutto e di più. In ultimo, con la modulistica legata all'autorizzazione sismica, che già sia disponibile sul sito, c'è anche l'ultima asseverazione che il progettista deve fare sulla bontà del versamento. Che si chiama Fanucci? No, no, bontà della quantificazione. Deve dichiarare che effettivamente è il volume per cui si versa. Sì, non lo fuoco, che te l'hanno fatto. Quindi andiamo avanti. Poi queste dichiarazioni dobbiamo leggere nelle varie considerazioni, quindi sì. Entrerei direttamente nella parte tecnica. Quindi in generale qua abbiamo riproposto un poco, aggiungendo alcune cose che la nuova normativa imponeva, la circolare, in base a quel riferimento alla scheda che noi usavamo per i controlli a campione. Quindi geologica, la geologica dovrebbe comprendere il riparamento del sito, la descrizione delle indagini, le estensioni, il numero eccetera, la fattibilità dell'opera, e qua abbiamo aggiunto con particolare riferimento alla stabilità dei nemici, alle zone suscettibili sismicamente, le caratteristiche strutturali, c'è una liquefazione o addensamento. Questo termine di liquefazione è stato introdotto perché la nuova norma, diciamo, non, diciamo, consente di non fare queste verifiche qualora si verificano, ci sono 5 casi che si possono verificare, basta uno di quelli per evitare, in genere è quello della falda che deve stare ad una profondità maggiore di 15 metri, quello che dipende se verifica. Poi l'indicazione sempre nella geologica della risposta sismica locale, la PCA e lo spettro di risposta nella relazione geotecnica. Allora, innanzitutto abbiamo scritto che le indagini e le prove di laboratorio, se presentate
trasferiti in relazione devono essere eseguite e certificate della prova di cui all'articolo 59. Solo nei casi di costruzione e di interventi di modesta rilevanza possono essere allegate le esperienze storiche e quindi che comunque vanno documentate. Cosa significa questa rilevanza? Modesta soprattutto. Siamo nella stessa situazione delle competenze tecniche, ancora nessuno riesce a dirci. Allora, nella relazione geotecnica, quindi, che cosa noi chiediamo? Una planimetria con indicazione delle indagini, ovviamente, sia quelle che si effettuano, oppure quelle di esperienza, se uno ha dichiarato di aver utilizzato la seconda fase, con le varie diciamo, situazioni che la norma richiede. Quindi la SPD, eventuale momento, la USRN, la correzione efficace, con renale, eccetera. Quindi tutti i parametri geotecnici che poi servono ai fini della progettazione. La descrizione delle opere degli interventi, i problemi geotecnici se ce ne sono, e le scelte tipologiche, una descrizione del programma di indagine delle prove geotecniche, una caratterizzazione fisica e meccanica dei terreni e delle rocce, la definizione dei valori caratteristici dei parametri geotecnici, le verifiche di sicurezza e delle prestazioni con l'identificazione delle attività statiche, gli approcci progettuali, il valore di progetto dei parametri geotecnici, i modelli geotecnici di sottosuolo, i metodi di analisi e infine i risultati dalle analisi ed eventuale loro come. Ovviamente questa è una relazione geotecnica che ripercorre un po' con la normativa, ma più la circolare del 2 febbraio, su che cosa devono contenere le varie relazioni. Quindi non abbiamo fatto altro che fare il convegno. Chiaramente ci saranno opere dove la maggior parte di queste caratteristiche, ovvero di questi parametri, sono come dire, non tanto, insomma, voglio dire, la cosa importante per le cose opere modeste possono essere le verifiche, i metodi di analisi, ma non certo il programma di indagine. Se uno fa un fabbricato, non so, 100 metri quadrati, non credo che deve fare una programmazione di indagine geotecnica tale che richiede un qualche cosa. Voglio dire, è completa, ma riferita all'opera di complessità. La relazione tecnica generale è questa, deve contenere una descrizione sintetica della costruzione con indicazione delle principali difficoltà. Se si tratta di intervento, miglioramento e di adeguamento, la descrizione deve avere anche la costruzione nelle condizioni in cui si trova, poi la localizzazione, destinazione e la tipologia, le interferenze con altri fabbricati o con le caratteristiche e novità rispetto a quanto prima si sapeva, il rilievo topografico del sito. Il rilievo topografico del sito serve poi per capire se effettivamente i coefficienti per la valutazione delle azioni sismiche, in questo caso il coefficiente per la modificazione topografica, è stato applicato correttamente. Quindi poi, se si tratta di una costruzione di un esistente, il materiale utilizzato per le strutture, con ovviamente, ecco qua, entriamo nel campo specifico delle domande che voi tutti voi mi avreste fatto, ve lo dico subito. La dichiarazione di accettazione del direttore dei lavori corredata dalla relativa certificazione rilasciata dal lavoratore di articolo 59. Questo è adatto esclusivamente per i materiali naturali, perché poi i materiali artificiali la certificazione si allega comunque, il direttore lavori la lega. Per i materiali va fatta questa prequalificazione per il primo lavoro. Questo non si capisce bene. Sì. Struzza, ancora lo devo fare, come posso dare i certificati? No. Del laboratorio. Come? Questa è la presentazione. No, del progetto. Come posso già avere i certificati se ancora non... No, la certificazione, questo proprio è soltanto... Che cos'è questa certificazione rilasciata dai laboratori? Non ho capito. Certo, noi l'abbiamo fatto, era nato questo problema. Per quanto riguarda il cemento armato, questo noi facciamo dichiarare al progettista di aver proceduto alla prequalificazione dei materiali di guerra al capitolo 11. Come si fa a fare la prequalificazione di materiale che non esiste ancora? Come non esiste ancora? E il calcestruzzo quello devo fare, il ferro quello devo comprare. No, ma poi la giustificazione avviene a consuntivo, a ultimazione dei lavori, con la relazione la struttura ultima. La prequalificazione, allora. Che cos'è la prequalificazione di un materiale che ancora devo comprare?
come posso prequalificarlo? Devo solo dire che io devo utilizzare l'acciaio S400. Posso, se mi consente un attimo. Questo fatto noi l'abbiamo, perché abbiamo avuto un problema nel vecchio, nell'altro corso, perché c'era un problema sul materiale di fuoco. Ad un certo punto questo è un problema che volevo mettere in evidenza, ma ne parliamo dopo. Io voglio capire, se io faccio un'opera in cementato, che cos'è questa certificazione lasciata dai lavoratori? L'abbiamo messa perché, ripeto, se uno presenta il materiale naturale, allora questo materiale naturale, in questo caso il tubo, deve essere precertificato. Ma non è possibile, ancora devo decidere dove andarlo a comprare, io posso solo chiedere. Mi pare che sta scritto nel capitolo 11 delle norme tecniche. Ho capito, ma io devo ancora decidere dove andare a comprare. Anzi, posso solo dire che voglio il tubo che resiste a 8 kg. No, no, un momento. Posso ancora non avere nel caso del tubo, questo è professor, un momento. Se poi. Allora, quando si parla delle murature, nel capitolo 4 si dice che i materiali naturali devono essere la vite, non scaldabili e resistenti alle azioni. E questo, poi nel capitolo 11 si fa riferimento un'altra volta a questa situazione. E in particolar modo nel tuffo fa riferimento ad una qualificazione della cava che lo produce. Facendo riferimento, come pare, a 30 rovigli. Ma questo lo dovrò fare prima di fare i lavori. Non lo posso, questo è il progetto, questo non è l'esecuzione. Il direttore dei lavori può che il materiale corrisponda a quello previsto dal progettista. Questo fatto noi l'abbiamo letto e riportato dalle nuove norme tecniche. Ma come genio civile, secondo me il ruolo del genio civile è anche quello di evidenziare la legislazione se ci sono degli errori, no? Come no? Perché voi noi modestamente siamo degli operatori commissioni. Sì, ma voi siete chi l'ha fatto che se fate il controllo. Questo chi l'ha fatto che se ne sono stati questi. No. Ma certamente c'è stato Cosenza, c'è stato la Damasco. Ma non è importanza, quando si fa una nota, no, è facile fare degli errori. Ho capito. Di questo tipo. Allora chi opera dice guarda qua, è scritto, non si può attuare. Perché posso fare il progetto oggi, lo posso realizzare tra due anni e quella cava non ho ancora scelto, allora non sono io il progettista che devo scegliere la cava, io devo solo dire che il materiale che deve allora, fare questa costruzione. Qualcuno deve dire nel capitolo, perché c'è stata una parte, per tutti i materiali che non deve fare una prequalificazione. Ma prequalificazione prima di iniziare la costruzione? Presenta il progetto. E io quando lo vengo a sapere, l'ufficio, io quando lo vengo a sapere, se il direttore l'ha fatto state di me. No, vabbè, comunque non perdiamo altro tempo, questo troverete delle difficoltà da parte del settore, sì, io vi creerei un sacco di difficoltà, ecco, lo dico. Sono pronto, deve evitare i problemi. Allora, quando la norma dice delle cose che chiaramente non sono applicabili, e io come faccio? Una lampadina la dovete accendere, dovete chiamare il dirigente, la regione, l'assessore, eccetera, dice vai al ministero e fai mettere chiaro questa cosa. Io sono contrario alla norma sul limite di velocità delle auto. Non sono contrario. No, ma ricordate che le fotografie, però io devo pagare, che c'è fatto? Non è questo il modo noi siamo operatori così come le professioni, per cui le osservazioni alla norma possono partire da noi. Ma voi certamente non è che un peso maggiore, non che voi controllate migliaia di pratiche mentre il professorista fa una sola pratica. Ma vorrei chiaro che il professorista non si avventura certamente con l'ordine professionale. Ma chi è meglio del genio civile che fa anche delle circolari esplicative sull'interpretazione delle norme? Tuttavia, ci vuole buon senso. Esatto.
evidentemente nel predisporre il progetto, sia nel chiaramente nell'applicazione della norma nella fattispecie. E la circostanza però della qualificazione dei laboratori, ivi incluse soprattutto, io non la vedo il problema sul problema del calcestruzzo e dell'acciaio, cioè, è molto relativo. Io sono assolutamente d'accordo che chi fa le prove deve essere qualificato, devono essere certificati, che tutto deve essere a norma di legge, ma non mi si può chiedere una certificazione preventiva quando ancora non ce l'ho il materiale. Come lo fa? Evidentemente. E voglio chiudere il discorso però, che quella cosa è stata inserita, ancorché non sia nostro compito, per la parte relativa alle indagini sui terreni, prove sui laboratori, perforazioni, indagini geognostiche, indagini geofisiche, sulle quali chi ha fatto la norma, ovviamente noi la leggiamo soltanto, ha creato grande confusione. Peraltro, diciamo, ulteriormente aggravata con il buco sulle certificazioni dei lavori. Ah, certo, perché chi fa le certificazioni non è un altro problema. Non, diciamo, su questo aspetto, ancorché non fosse stato compito della Confusione della Regione, addirittura la Regione Campania, che è una della comunità dell'altro giorno, come accennava, forse siamo troppo rapidamente a questo punto, come praticamente all'inizio, addirittura la Regione è andata oltre la norma, dicendo: guardate che la vostra esposizione crea una limitazione del mercato, le prove geofisiche le fa chiunque, basta che le sottoscrivi un tecnico abilitato, le prove geotecniche le fanno solo, non solo i laboratori certificati, ma anche quelli della sua OS21, le prove di laboratorio le fanno solo quelli. È evidente che sino a quella chiarificazione usavamo il consenso attualmente, ancorché nella scheda dovesse essere trascritta la norma. Ossia, la mia esercitazione non è su questo di cui lei sta parlando, sulla quale cosa sono assolutamente d'accordo. Se il legislatore dice chi fa le prove deve essere qualificato, non possiamo dire dice lo possono fare solo tre persone, e mi va bene. Quello che non mi va bene è che la norma non può dire tu prima di avere un materiale lo devi certificare. E qualcuno si deve preoccupare di segnalarlo questa anomalia. E secondo me, oltre agli ordini professionali, eccetera, anche voi vi scontrerete con i professionisti. Ma su questo siamo in perfetto accordo. Perché poi la normativa deve essere professionale. Questo è l'aspetto, ti faccio un esempio. Delle nuove norme tecniche. Io ritengo che non si possa ritenere esclusiva ai fini dell'autorizzazione ma questo è talmente più. Però evidentemente ci sono dei casi in cui la cosa invece può essere certificata e in questi casi sarà prevista. Allora, ma rientra una discrezionalità dell'esame di qualunque caso. Questo di più, nelle nuove norme tecniche che viene alla circolare si fa un riferimento alla relazione sulle fondazioni. Si parla solo di quella genetica. Infatti io sono d'accordo, la relazione sulle fondazioni non ha nessun senso, perché quando io ho fatto la relazione generale di calcolo, che cos'è la relazione? È un capitolo della mia relazione. Vabbè, però il 554, che è quello che regola poco come si chiama questo, dice che tra gli elaborati, certo seguito, ci deve essere la nostra relazione tecnica, anche quella sulle fondazioni. Ma adesso sono obbligato a dire quali sono gli allegati che devono essere presenti. No, sono il minimo, se ciò c'è un'altra roba che ne chiede altre, ne deve fare. Come? Il problema è la sostanza delle cose. Di anomalie, ovviamente, ce ne sono alcune che sono limitate. Lo so, non dico una continuazione. Valore dei cari comunitari? Ecco, no, sono andato dai professori universitari. Ingegnere, in particolar modo, professore Cosenza. Ma questa è la parte, diciamo. Non da norme così complicate, purtroppo poi si fanno qualcosa in corno con le norme vecchie, qua la frase sfugge e scambia il significato. Valore dei carichi unitari di accidentali assunti, qua vorrei fare una precisazione, perché in genere nei controlli che abbiamo fatto nei progetti che vediamo, purtroppo l'analisi dei carichi unitaria difficilmente non la troviamo esplicitata su questa cosa. Bensì si dice carico generale, non so, 200 kg al metro quadrato, perché sono oppure peso proprio 200, senza dire quanto è la soletta, senza dire quanto è... Quindi un'analisi unitaria difficilmente la troviamo, perciò abbiamo scritto in questo modo. E i carichi occidentali assunti, che ovviamente sono in funzione delle destinazioni. Poi i coefficienti adottati per la valutazione di azione sismica, il metodo di analisi utilizzato sono quali? Possibili, la statica non lineare, dinamica e dinamica non lineare. Gli schemi strutturali considerati, i metodi di calcolo adottati e i criteri di verifica utilizzati.
poi andiamo nella relazione di Laura. E come dicevamo prima col professore, non è il tabulato di Laura. Cioè il tabulato è una serie di pagine dove ci sono tante tabelle. Di più delle volte il nuovo insegnamento, illegibile perché i numeri sono più delle volte, non vale il foglio A4. Anche se fossero grandi. Senza la spiegazione poi dei simboli della tabella a cui si fa riferimento, perché poi mettete nelle nostre mani che dobbiamo leggere, Allora, dichiarazione delle norme tecniche, considerate la restrizione particolareggiata della struttura, analisi dei carichi sulle vibratori, determinazione dei pesi, queste sono cose che automaticamente vengono qui in laboratorio, specialmente quando si fa in automatico. Una descrizione del modello di calcolo assoluto correlato con quello già tecnico e del metodo di analisi strutturale utilizzato nel campo delle caratteristiche dello strumento. L'avevo detto prima, poi dico di analisi della caratteristica. Una descrizione delle condizioni di carico elementari e delle loro combinazioni assolute ai fini delle verifiche. La verifica di compatibilità degli spostamenti. Poi veniamo su queste dove c'è stato un bel po' di roba. Le informazioni generali sull'elaborazione comprendenti il confronto dei risultati con quelli ottenuti come tradizionali. Ovviamente si fa riferimento quando si parla di elaborazione dei computerizzati. Poi, su richiesta del committente per le opere di particolare importanza da effettuarsi in un altro programma, si fa sempre questa cosiddetta confronto. La valutazione della consistenza di scelte operate nella moderazione della struttura di elezione. Con riferimento a un'analisi condotta sul modello fisico della struttura. Questo sta scritto nella circolare, un po' di assunto, ma sono le tre cose che si dice per quanto riguarda il confronto dei risultati. Il codice di calcolo impiegato, dovete scrivere quando lo usate il titolo del codice, l'autore, il produttore, la distribuzione, la versione e gli estremi della licenza. Anche se è stata donata, voi la potete usare purché ci sia. Che non siamo noi, l'importante è che ci sia. Poi le basi teoriche, gli algoritmi impiegati, i campi di via, queste sono generalmente scritte nella relazione che accompagna il software. E le procedure seguite dalla valutazione. E veniamo al punto dolente, la sintesi dei risultati mediante disegno. Schemi grafici rappresentativi delle parti più sollecitate della struttura, delle configurazioni, delle deformate, delle caratteristiche di sollecitazione degli sforzi attraverso lo sviluppo delle varie combinazioni, gli schemi grafici con le azioni negative e le azioni vincolate evidenziando i valori numerici nei punti più significativi. Questa è la sintesi. Quindi per un fabbricato normale penso che bastano tre pagine perché bisogna avere i valori più significativi a partire dalle fondazioni fino alla copertura e poi ricordare gli schemi grafici che per fortuna fanno il computer, esattamente fanno. Relazione sulle fondazioni. Noi la continuiamo a tenere perché, ripeto, fa parte dell'elenco dei documenti che chiediamo per l'autorizzazione del sistema. No, perché sta scritto là che sta da stare. Anche se il professore giustamente dice potrebbe anche limitarsi. Che fa parte della relazione geodetica? No, del mio progetto delle relazioni di calcolo e sulle fondazioni, perché è la stessa cosa. E infatti qua sono appunto sia le verifiche strade che le verifiche. La realtà, se il progetto è fatto bene, non c'è bisogno di nessun mezzo. Ah, certo. Il progetto è fatto bene. D'altronde queste qua sono le schede che noi abbiamo fatto. Voi ci avete insegnato e abbiamo passato poi noi, diciamo, noi qua abbiamo lavorato la nostra vita all'inizio avevamo fatto questa schede e quando facevamo il controllo dei progetti mettevamo il tempo a compilare questa schede, cioè, abbiamo preso la scheda, l'abbiamo buttata e qui poiché diciamo chi analizza il progetto è un esperto, subito dicevamo quello che ci vuole e quello che non ci vuole, perché voi siete esperti pure voi. E quindi quando per controllare il progetto purtroppo non è neanche tanto gente se c'è o non c'è una certa cosa, il progetto è fatto bene o è fatto male, se è impostato bene o se è impostato male, allora anche se mancano 3.000 di queste cose potrebbe essere un progetto fatto benissimo che non ha bisogno di avere la spuntatura sulla cosa, allora il giudizio secondo me è sintetico e non è analitico sul progetto.
diciamo che poi però si assume il deposito sulla parola. Ma il deposito è sempre una parola, perché io scontato sempre il progettista, cioè. Quindi non è che il funzionario però il progetto piglia la responsabilità sul mio lavoro. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3. Allora è utile per vedere se c'è, se gli vanno a vedere un po' meglio, certo. Vanno a vedere perché non c'è, forse l'ha detto in un altro modo, non è che se ne va. E perdiamo più tempo, ecco perché. Beh, ma ci stanno 4-5 minuti che parla di relazione, se la relazione è utile e si parla di vedere se è divisa o non è divisa. L'importante è che nella relazione ci sia scritto le cose che servono. Questo è. Oh, siccome le cose che servono nelle relazioni non le ho inventate io, le sono inventate il professore. Ma non me lo sono inventato manco io, ma esiste il punto degli ingegneri che è quello che serve. Questo sai che ci voleva una norma che dico. Oh. Una descrizione, allora, per quanto riguarda la relazione sulle fondazioni, quindi gli esplici riferimenti alla geologica, alla geotecnica, di altri schematizzazione del terreno. Una descrizione dettagliata, vi pregherei di puntualizzare questo aspetto. Perché spesso nelle nostre zone difficilmente abbiamo territori, cioè terreno pianeggiato. Per cui noi attraverso le sezioni architettoniche vediamo che ci sono dei dislivelli, quindi anche notevoli, 4-5 metri. Allora, in questi casi qualcuno ci deve spiegare quali sono, se ci sono accorgimenti da adottare per questi scavi di questa profondità e quindi quali sono le verifiche di queste opere, se ci sono. Possono essere definitivo o provvisorie a seconda dei casi. Ed infine la concorrenza della relazione progettuale con i disegni esecutivi, cioè le fondazioni. Le verifiche allo stato limite ultimo, cioè lei, considerate anche gli effetti dell'azione dei risultati, e quali sono? Sono le verifiche a carico limite del complesso della condizione del terreno, lo scoprimento del predeposto, la richiesta e la stabilità. Le verifiche allo stato limite strutturale e sarebbe la resistenza delle automatiche. Allora sono necessari i calcoli dei cedimenti e poi se ci sono queste opere i calcoli e i relativi della pianta. Negli elaborati grafici un'indicazione dei materiali, questo da sempre ad indicare, perché le maestranze devono sapere che tipo di acciaio usare, che tipo di calcio spruzzo ordinare o che tipo di materiale per la muratura usare. L'indicazione se ci sono della predisposizione degli impianti tecnici con in qualche modo che riferiscono con le strutture. L'altro ieri abbiamo discusso di una cabina elettrica, quindi è un esempio di questo qua, la cabina in sé, sono 4 luci, come sono detto sopra, però all'interno c'è stato un qualcosa che può diventare pericoloso in caso di collasso della struttura. Oh. I disegni, veniamo ad un altro punto valente. Come sapete, da te qua non c'è nessuno prima, i disegni, cioè il compito nostro è quello di verificare la bontà dell'input usato a livello progettuale, nonché delle verifiche, e che i grafici siano effettivamente intellegibili dalle gestanze. Cioè devono essere chiari per chi legge, che non è certamente un tecnico. Allora la norma dice che i disegni strutturali architettonici vanno in scala 1 a 50 e in particolare in 1 a 10 e devono rappresentare completamente l'opera nelle sue fasi di realizzazione, ivi comprese l'indicazione della cronologia prevista per cavere o il passaggio di impianti. Per questo parte delle scale così vincolate non esiste, bisogna fare il progetto bene che si capisce. Purtroppo, può essere utile, può non essere utile. E purtroppo non so, la norma, la circolare appunto. Ma la circolare non è legge, la circolare non è legge. Ma quello non è il momento che si chiama istruzione per l'applicazione delle norme. Non è cogente la circolare, su questo possiamo discutere quando viene. La circolare, allora è chiaro che dà un riferimento, diciamo, ma non è un obbligo, non è che se io metto in particolare scala 1 a 20 perché no, ma l'importante è che siano le cose. No, ovviamente il problema non è perché, però la sensazione. Insomma, voi sicuramente nei controlli a campione che avete fatto, o lui, sono 4 anni che li facciamo. Prima fatto un poco di più, forse pure no. No, ma figuratevi, voi scontate una porta aperta. Ma è una cosa pazzesca, erano pietosi, questa è la verità. Tre carpenterie, un foglio a 4. No, senza la cura. No.
non è perfetto, ma non vedete, ma è così. Vorrei che fosse chiaro una cosa. Questa scheda che stiamo illustrando è una scheda ce l'ho detto prima. No, io non voglio dare, non vorrei che ha il semplice scopo, che ha il semplice scopo di indirizzare e uniformare i criteri istruttori interni ai singoli uffici. Come ha detto anche il ingegnere Rampino, tutti i centri civili della regione di Campania dovrebbero avere criteri ovviamente di carattere generale di valutazione dei progetti uniformi. Adesso è ovvio anche che nell'ambito di ogni singola istruttoria, se non c'è particolare costruttivo, non avviene nessuno c'è lì, ci sta una pelle non necessita, certamente non ci sarà l'applicazione bovina, scusate, cioè se io metto la sezione del corpo con le armature che mi pongo il casco, no, ma io questo sono certo, però non vorrei che il pubblico invece comprendesse che c'è questa rigidezza. Ho tenuto a spiegare che non è così. Per fortuna, lo dicevo prima qualcuno di loro. Cioè, 35 anni di attività professionale sulle spalle, non so poi. Fra quanto della giornata? Sì, prego. A volte uno fa un scalo d'accento per un tipo di immaginazione, però che si legge. Cioè, questo va sempre va la stessa, cioè uno che sta a tavolino comunque lo legge, comunque, ma l'importante è che se lo leggo io, però io dico a quelli che do a cantiere, do a scantiere, mi do sempre il scalo da 50, no, con i numeri più grandi nel cantiere ci deve stare il progetto autorizzato, sì, quello lì le cose, certo, però quello che tu hai fatto a cantiere viene tagliato con il progetto, il progetto allora prima e non tanto male che sono presenti numero 9 ma voi se guardate se eliminate i tabulati un quanta carta si farà va bene, continuiamo come necessaria una distinzione dettagliata per la quasi successione consultiva delle modalità di riforma dettagliata che degli questo va a collegarsi direttamente con quanto si diceva prima, per esempio per la questione delle opere accessorie nella relazione di fondazione, come per esempio qualche paradia, qualche punto di sistema, e quindi in questo caso, come descrive, io faccio prima la paradia, poi scavo e così di semplice. E quindi ecco qua l'illustrazione a quegli sbarramenti, i drenaggi e gli interi che si facevano qui riferimento. Una rappresentazione degli elementi predisposti per l'ispezione e la valutazione delle strutture. Che come sapete, no, c'è stato l'obbligo del piano di manutenzione, quindi bisogna indicare nei grafici quali sono le opere poi ispezionabili ai fini di questa manutenzione. Quindi in una parola, il progetto deve essere veramente questo. No, ecco, la vorrei raccontare un episodio a questo riguardo. Io appena ci sono stato un mondo, ero un po' più tecnico, come c'era la salvaggia delle parti. Tu che stavo là? Gli americani non hanno avuto stato pagato. No, ma gli accertamenti. No, io facevo nel tender comune. Allora gli americani fecero una raccolta di fondi e uno di questi, per fare degli edifici scolastici nelle zone delle Rodate, uno di questi edifici era predisposto e fu costruito a Sant'Angelo Lombardi vicino a Civale. Ci chiamarono, quindi io come ingegnere, l'architetto che stava insieme a noi, insieme a me, ci chiamarono a Salerno, a mio di tutti, ci guardate, voi non siete abituati a fare, ci disse questo, voi non siete abituati a fare il progetto eseguito, voi dovete disegnare anche la tomba dove si mette la chiave. Parliamo del 1982, non siamo più a questo, quindi quando neppure non si va a fare qualcosa a scuola si dice come si fa, però evidentemente va, qualche cosa evidentemente non conosco abbastanza, va bene, questa qua è la parte finale dove noi diciamo se sono queste integrazioni quali sono e l'eventuale esito positivo oppure negativo. Questo qua è il modello di tutti. Ora vi volevo parlare un attimo del
collaudo. Ma io volevo fare una domanda di tipo, diciamo, per quanto riguarda i miglioramenti di adeguamento, non c'è dubbio che bisogna presentare le cose della gente. Per quanto riguarda la riparazione di intervento locale, una cosa non è del tutto chiara. Cioè, il regolamento doveva parlare. Io dico questo perché all'Aquila che stanno facendo i progetti di riparazione, eccetera, quando si tratta di opere per cui si configura un miglioramento, dice attenzione, per il miglioramento dovete prevedere anche il collaudo. Ma se anche l'intervento di riparazione locale deve essere presentato al genio civile, è chiaro che il collaudo ci vuole per quello. No, perché così, io non ho dubbi che si debba depositare anche la riparazione o l'intervento locale. Su questo la futuristica la volevo dire, se andate sul sito dell'UNS e ci stanno delle domande che fanno i professionisti, a volte le domande che si mettono in questione, e si legge spesso questo fatto, che se l'intervento si configura come miglioramento non è richiesto, questo purtroppo lo dice, è una delle altre anomalie della norma, che dice che per la riparazione non è necessario il collaudo. Perché non si sa? Non ho dubbi che ci vuole. Ci vuole. Siamo tutti allora, su questo non ci sono dubbi. Però purtroppo è vero. Sì, purtroppo è vero. Comunque è un'anomalia che avete discorso. Sì. No, no, io mi voglio, perché a volte uno poi non trova più il primo. No, quello più che altro voglio sensibilizzare, a portarli. Allora, la declassificazione è il problema. Per calderoni nominali di pagare bolli, cose. Allora, pure l'altra volta che ho risposto venerdì, diciamo, perché mi ho chiesto di esporre una specie di modello per un collaudo di una per le modalità. Sostanzialmente è lo stesso, perché le informazioni che il collaudatore deve dare riguardano il tipo di struttura, la sua destinazione e la classe di appartenenza, eccetera. Quindi una descrizione del progetto, la descrizione strutturale, il tipo di fondazione adottato, i materiali utilizzati, e qua ci sono i verbali di sopralluogo all'interno del progetto. Il verbale di sopralluogo, perché può essere anche un allegato se ce ne sono di più, però se se ne fa uno solo si mette questo questo fatto nacque la discordanza quando uscirono i cosiddetti bolli che si contavano i bolli, e quindi si può dire che per fare solo loro venivano allegati come per esempio i certificati alle il termine è sempre di 60 giorni perché è stabilito dal testo unico per le questa è un'altra cosa che è sempre stata una mia curiosità, se non si rispetta il termine di 60 giorni che succede? Noi facciamo una segnalazione alla procura. Sì, alla procura, ma che si fa? La costruzione si butta? Diciamo, no, no, è una violazione è un certificato incidere però questo si sono verificate case che dopo 25 anni sì, lo so, si sono arrivati con l'abbia gli adempimenti quali sono? E queste non servono altro che la riproposizione di quelle che dice il 380 unitamente a qualche informazione riportata sul testo sul 299. La dichiarazione che è stata esaminata il progetto e che tutto corrisponde, se sono state effettuate prove di carico oppure altre prove sul materiale. Inoltre esaminato il progetto delle opere eseguite la verifica numerica della sicurezza dell'opera come costruzione. Esaminato il progetto delle opere. La verifica numerica, alcuni stati mi fa il progettista, devo fare il controllo. Il controllo significa che devo rifare tutti i dati. No, questa sta scritta nel testo 1380. Ha scritto proprio quelle parole. La verifica è questa. Il progetto di loro deve esaminare il progetto e fare questo pezzo. Oh, la verifica.
critica numerica è il controllo dei calcoli statici. I calcoli statici è il progetto, struttura geometrica, e poi come la intende la verifica? Io la verifica ci ho anche solo guardare, è un problema, dipende dall'esperienza del collaboratore, non è che devi fare i conti, poi si assume la responsabilità di quello che trova. Se no si fa il progetto due volte, non si deve fare il progetto due volte. No. E invece con qui sta scritto così. Non è che la gestiamo. Chiariamo una cosa, ogni cosa che dico non è rivolta a chi la dice, è rivolta a quello che sta scritto nella legge. Allora, cerca di chiarire. Io sono richiesta, io ho organizzato questo, ho predisposto questo modellino, ma perché non l'hanno chiesto? Scritto così, un osservatore esterno dice, ma scusi, già l'ha fatto il progettista che devo fare i calcoli statici, allora c'ho due progettisti. Del resto la revisione dei calcoli statici è la revisione infatti si chiama, non la verifica. E questa è la verifica. Ma qui ho riportato, era riportato, il modello è ancora in verifica, era riportata l'attività che il collaboratore deve menzionare se c'è il controllo, se il commercio c'è cioè da controllo l'attività di controllo. Quindi qua risulta ancora questo. Infine la parte finale praticamente la stessa, sono richiamate il 67 del testo unico, il 5 della legge regionale, poi il 28 della 64 e il capitolo 9 della, che è proprio in base dice il collaudo statico, le modalità del collaudo statico del numero 9 si tiene, si tiene, lo scusa. Io adesso non lo so, ma come competenze i geometri possono fare con l'audi? Sì, delle muratura semplici. Del legno? Dice muratura semplice. Sì. Oggi con le norme, deve essere semplice. Sì, semplice. E poi arriviamo, diciamo, perché già l'altra volta ne abbiamo. Sì, ma tu ne abbiamo guardato a lui. E questo è quando... Ci mi fai semplicemente la diciamo. La termine 60 giorni per la lavoro? Sì, sì, come sì. 60 giorni. Per il deposito ci piace. No, non è semplice. Che tu lo depositi nel momento in cui ti serve, che il certificato con l'opera è un atto che quando serve tu poi dopo, perché serve per l'utilizzo dell'opera. Quindi, che sarà lì? Allora, mi sembra su richiesta della ottima ingegnere Romano, c'è questo modellino. Rocco, scusa un attimo, perché forse la domanda del collega non nascondiamoci voi dietro al dito, perché il rispetto dei termini per il collaudo è un aspetto piuttosto delicato e rilevante, no? Non a caso il legislatore ha voluto imporre dei termini. Noi quello che l'ingegnere Romano già ha dato la risposta, cioè per noi quello che conta è l'aver espletato le procedure di collaudo entro i termini che il legislatore chiama. Però, per onestà intellettuale, no? Diciamoci pure che un certificato di collaudo depositato dopo 10 anni, qualche perplessità penso che la desti, no? Quindi verifichiamo tutti quanti un pochettino al senso di responsabilità e di correttezza e serietà professionale. L'interpretazione degli uffici è sempre quella meno dolorosa, diciamo così, più tanto. Però di fronte a certe cose eclatanti non vi aspettate che facciamo un'istruzione, mettiamo adesso già tanto. Ho detto prima, non ci vado 25 anni dopo, volavo, 25 anni dopo. Il dovere di affidabilità non dovrebbero concedere, e qua bisognerebbe indicare il dirigente dell'ufficio tecnico di Avellino per primo, perché non c'è stato un edificio da Avellino che ha questa caracibilità, o mi sbaglio? E questo non sa perché questo è un creato per anno. Sono tutti utilizzati, gli edifici del corso sono tutti utilizzati.
tutte ciclicate, sappiamo. Ma non c'è piano. Ma i comuni che c'è tanto? Allora, sempre se tenendo conto di quella specie di modello che io ho fatto vedere prima, allora in una relazione che poi io con questa qua in sostanza l'ho chiamata con tutte e tre i nomi, relazione tecnica generale di calcolo e di ricco, che è sulle condizioni. No, no, questa la deca parte, quindi io personalmente la deca parte. Dovrebbe più. Allora, quindi qui sono elencate un po' quelle che sono le richieste di quella scheda precedente. Quindi più è semplice questa benedetta relazione, che alla fine saranno una ventina di pagine, 30 pagine, meglio è farla quando sono stati dati le verifiche di controllo. No, però il modello se lo dovete far vedere. Allora questo è il modello è sicuramente sbagliato. Questo qua è un plastico. E che ne so questo? E te lo dico io, perché quando il rendering, ve l'ho detto forse, quando rappresenta l'edificio così com'è, sicuramente è sbagliato. No, no, no. È sbagliato il modello. Ma poi però non riesce. Forse guarda di. Ma ve l'assicuro. Facciamo fare le allora, diciamo, questa è una rappresentazione della struttura a livello tridimensionale che fanno tutti i programmi. Le norme di riferimento. Ne spiegano proprio per farmi. Come spiegano? Sì, sì, per una rispetto a quelli che sono. Se uno non è un programma può far parte. Ma non è di chi? Tu basta che lo descrivi il modello. Ah, nella scheda sta scritto descrizione del modello strutturale adottato. Questo non sta da scrivere. Metto sto coso. Questo non sta da sotto. Che problema? C'è da dire un'altra cosa, poiché i geometri possono fare come gli edifici. Questa cosa non riguarda. Non c'è nessun programma di là. Questo ci stava domandando, quasi quasi ci arriva. Ma io sentite, no, quello che ti ho raccontato. Beh, dai luminari, ma mette nel cervello. Ma io capisco gli amici. Allora, la stabilità, e perciò voi fate presto solo una cifra, un'altra attività. No, fate gli scherzi. Negli edifici semplici non ci vuole nessun modello. Sì, 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 non ce ne vuole, perché vuole si fa la verifica semplificata. Ma anche per gli edifici non semplici non ci vuole il programma di tavolo. Vabbè, perciò loro fanno delle due buone. Sì, no. Questo è soltanto una esplicitazione. Sì, sì. Allora, io questa cosa sul modello, adesso voglio spiegare. Perché io ho fatto vedere che la modellazione di edificio con una figura è una cosa complessa, eccetera. In generale i programmi di calcolo che restituiscono come immagine, l'immagine esatta dell'edificio, sbagliano sicuramente qualcosa. Perché non si può fare una modellazione dell'edificio con una figura allo stato delle conoscenze che restituisca l'edificio così com'è. Perché sono sarà oggetto di. Sono modellazioni sbagliate, sì, ma non è un problema di da parte mia, no, no, no. Sarà oggetto di un software. No, no. Quindi dichiarazione delle norme tecniche, poi abbiamo i tipi di costruzione. Come sapete ci sono tre tipi di costruzione e in base a questi tre tipi ci sono le cose che si chiedono di fare. La prima sono opere provvisionali, strutture in base costruttiva. E qui non trovate scritto una cosa che nelle nuove norme tecniche ci sta, praticamente se l'opera è inferiore a una durata di meno di 2 anni non sono necessarie neanche le verifiche. Questo senso. Però provvisionali. Poi ci sono le cosiddette opere ordinarie, che hanno una vita maggiore uguale a 50 anni, e quelle strategiche maggiore uguale a 100. Poi c'è stata la definizione delle classi. Abbiamo 4 tipi di classi e ciascuna di queste e c'è stata un'elencazione. Ovviamente poi si fa riferimento a quelle che sono nella scheda istruttoria e nella domanda di deposito che voi avete, ci sono quei due elenchi nazionale e regionale,
appunto la verifica. E quindi bisogna vedere in quale di queste posso tenere. A ultime. No, comunque a proposito di quell'elenco, no? Che è un elenco così dettagliato eccetera, però io qualche volta non sono riuscito a mettere la croce. Perché lui gli ha da voce, questo un parcheggio, un normale parcheggio, in quale opera lì? Un parcheggio interrato oppure un parcheggio dove? Allora, non sono riuscito a mettere la croce. Comunque chiudiamo questa parte, se no non la finiamo. L'autostazione dove si ferma il pullman, non c'è nessun parcheggio. Allora, il parcheggio, il parcheggio, se non è. Allora, il parcheggio. Non rientra in nessuna delle. No. Non è strategico, no. Non è di qui ho una coefficiente di protezione LEC su 1 e quindi la classe 2. Siamo d'accordo. E quindi qua poi ci sono, a seconda della classe, vari coefficienti di uso. E qua alla fine ci sta il cosiddetto periodo di riferimento. Poi ci sono i materiali, quindi abbiamo il braccio, l'acciaio e gli elementi artificiali. Qua non mi soffermo perché gli elementi artificiali praticamente sono garantiti dalla certificazione della legge. Gli elementi naturali ritengono nella situazione. Devono possedere i principi di resistenza meccanica, di specialità di fatto determinato secondo la modalità di fondo. In la resistenza meccanica deve essere. Qui c'è quello che trova dalle prove. Qua forse ci conviene aprire quella piccola parentesi, tanto c'è la legge. Nella parte sugli edifici dice che si devono utilizzare, non si possono utilizzare blocchi che abbiano una resistenza inferiore all'ordo al dentro della foratura. Questo ovviamente vale per gli elementi artificiali. Non è tanto ovvio, perché non sta scritto da nessuna parte. E no, scusate, questo l'elemento naturale può essere curato. Quello che sento sostenere, ma perché ci sono stati altri che hanno sostenuto riferimento. No, devo dire una piccola di momento. La volta scorsa abbiamo un attimino di dibattito e devo dire che ci ha indotto a una riflessione. Perché? Poi che tu hai visto, però tu sei visto che sono la mia materia. Quanto gioco? Perché fu un fatto esempio dell'andatura del tubo. Chiaramente, facciamo una ricorrenza, il tubo è una famiglia di materiali molto variegata e quindi le caratteristiche geomeccaniche, lo spettro è molto ampio. Detto questo, l'impostazione data nella fase di creazione è il tubo, non essendo un materiale lapideo, non potrebbe essere utilizzato. Ho detto questo, anche qualcuno saltò sulla sedia e disse che succede qua. Quindi facciamo oggi un passo indietro. Il tubo di per sé può essere annoverato tra i materiali da lì. È chiaro che, come dicevo prima, essendo uno spettro molto ampio di caratteristiche geomeccaniche, va comunque fatta la verifica delle caratteristiche della tipologia del materiale. Però sicuramente, spaziamo il campo, non è un materiale che non può essere utilizzato in quanto non rientrante in quelle specifiche. Quindi tu si può utilizzare, fatto salvo le verifiche sulle qualità del materiale. No, diciamo, quel fatto di 5 megawatt, cioè è un po' pincolla che è sfuggito una parte, perché nella vecchia decreto del 87 e poi nel 96 per la parte sì, che era scritto chiaramente per gli elementi artificiali valgono queste. Poi per quelli naturali poteva essere superiore o inferiore a 30 eccetera. Quindi io non ho mai avuto dubbi su questo fatto, ma quindi invece ma penso che un passaggio che l'unico dubbio lo avemmo su questa storia del materiale, cioè personalmente che non essendo un esperto della materia, sicuramente un materiale rapido inteso nel senso strutturale del tempo, qua non stiamo facendo la questione geologica, questa è una norma su questo caso è scientificamente definito, ma dal punto di vista dell'intento in caso non c'era problema. Il dubbio però invece su quella dei 50, quello cioè, è un'interpretazione che puoi fare, ma se viene il magistrato diciamo che chiama un componente tipo il magistrato, quello di classe 50 e 50 deve essere, quindi è una giusta interpretazione quella che ha detto.
però da un punto di vista puramente burocratico, amministrativo, basta il 5. Infatti ricordate che sempre grattini della gestione portale maggiore di 5. Però è chiaro che poi uno dice guardate, si spiega, però il rischio, anche se molto lontano, esiste, quindi è una frase secca, diciamo. Qui poi ho ricordato, perciò secondo me si dovrebbe fare una piccola circolare esplicativa, e ricordare questo vale per gli elementi artificiali. Si dovrebbe fare una cosa del genere, ma più altro per mettere voi al sistema, voi uffici del genio civile, e cioè noi come ci dobbiamo regolare, ci rendiamo conto che è una cosa assurda, perché però ci dovete dare qualcuno, ci dovete dare farmi il loro, come si dice, una domanda al Ministero del Controllo. Purtroppo non dobbiamo dire una cosa, ma senza la polemica, che avete risposto di merito alla del Ministero, non è affatto facile, ma quasi impossibile. Allora, qui poi ho ricordato anche con l'università, ho ricordato quello che nella norma si dice per quanto riguarda la verifica dei materiali, quindi i tre profili prismatici e gli elementi che devono essere non meno di 10. Poi il coefficiente di resistenza del materiale è pari a 2 e la resistenza a rottura in direzione portante è maggiore di 5, mentre quella a rottura tangenziale non va. No, ma questa è una direzione dell'altro verso. Nell'altro verso deve essere un 5 come questa. Poi la parte di allentamento non deve avere, deve avere questa caratteristica. Poi il consiglio di volatore di pietra squadrata solo in significativa in zona 4 che in campagna non ci sono. Poi qualora si dovesse usare in campagna non ci sono zona 4 perché tutti i comuni entrano in zona 3 o perché sì, non è definita la zona 4? No, non ci sta proprio. Nessun comune è escluso dalla zona. Sono alcuni in zona 3 e poi tutti escono in 2. Non c'è nessun comune in zona. Vabbè, la zona 4 non era definita quando c'era la zona. No, no. Quando io volevo dire la regione Campania. La regione Campania la... sì, la fede esisteva la zona 4. Fecero prima la sortiranza, nel 74, e subito dopo che c'era la delibera regionale. Sì, ma nell'ordinanza hanno qualche problema. Allora, poi andiamo all'altro campo. Come notare, qua ci sono, laddove ci sono varie opzioni, io le ho riportate tutte, perché poi chiaramente ce ne deve stare una soltanto, per esempio, sia nella classe di appartenenza sia nella vita nominale. Qua abbiamo il terreno di fondazione, la categoria del sottosuolo ai fini della caratterizzazione dello spettro, e quindi ci sono 5 tipi di terreno a seconda dei vari valori. Quindi le tre caratteristiche sono la velocità, il numero di colpi della prova per domani e la coesione. A seconda del valore che il geologo o il geotecnico che la sulla relazione, si ha questi elementi. L'analisi dei canali dettagliata è uno schema, questo qua, per far capire che per esempio qua dentro una soletta da 5 cm, quindi un solare da 25 cm, e quindi con i vari carichi, ovviamente se c'è un pavimento di ceramica, questo è questo, se c'è un pavimento di granito, questo è un po' di più. Ecco perché chiediamo anche questo tipo di analisi. Il carico neve calcolato in funzione di non è che ci può davanti dei carichi, ma non lo fa uno svizzero del genio, no, è una cosa che deve esserci. Sono 4 anni di attività di controllo e poi ne avete fatto quello qualche un altro, purtroppo hanno visto queste cose. Non c'è, perché qui c'è solo il tavolo, non c'è una relazione di dato. Allora, poi una situazione della neve va calcolata in funzione del sito di riferimento della costruzione e così di seguito, nelle solette, negli sbalzi, a volte troviamo anche che il sovraccarico sugli sbalzi viene 200. Mi sembra una strana così. Laddove richiesta l'azione del vento, valutazione dell'azione sismica, qua a questo punto è un poco, ovviamente si sta riferendo a quello che si stanno elaborando in tutti i
software fanno a questo punto, ricordo, come si fa la valutazione delle azioni sismiche. E quindi, quando vi ho parlato del rilievo topografico, nella valutazione della azione sismica ci sono alcuni coefficienti. Uno di questi è il coefficiente di amplificazione topografica, è questo qua, il quale può variare da 1 fino a 1,4 a seconda della pendenza del pendio e della posizione rispetto al pendio del manufatto. Quindi se sta in crisi, se sta a metà, eccetera. E quindi è importante questo fatto, perché l'azione sismica ha un aumento notevole. Quindi per la definizione degli aspetti di progetto occorrono questi tipi di coefficienze. Qua poi ho riportato le norme generali che riguardano la distanza tra posizioni contigue. Come ben sapete, l'unica cosa che si richiede è il giunto tecnico quando sono in adiacenza. E quindi la novità introdotta da questa norma, che mentre prima era classico L su 100, l'altezza su 100, ora si moltiplica questa quantità per questo fattore, che è AG per S diviso 0,5C, dove AG è l'accelerazione attesa ed S è quel coefficiente che stava là sopra, prodotto da S con S per S con D. L'altezza massima dell'edificio, questo in generale è il coefficiente riduttivo, sì, perché 0,5G è, sì. Quindi non soltanto d'accordo. Purtroppo infatti mentre prima ma sai che questo è di muratura per loro. Le oscillazioni sono proprio comunque purtroppo per questa situazione. L'altezza, lo dicevo prima, allora qua c'è stata una prima restrizione che credo che il professore Valle vi ha già detto, ed è quella che per gli edifici in zona 1 l'altezza è fissata massimo a 2 piani dal piano di campagna, ovvero il bacino della strada. E considerando che il grado di copertura del secondo piano non può essere calpestito in un momento. È scritto, il problema è dopo, nelle altre zone deve essere opportunamente limitato. Ma non solo, la zona che cosa possa essere quell'opportunamente limitato? Esatto, non solo, la zona 1 delle norme tecniche del 2008, nessuno dice che corrisponde con la zona 1 della regione Campania. Esatto. Questo è un altro problema. Perché l'accelerazione al suolo può essere inferiore o superiore addirittura. Io come mi comporterei secondo logica? Poiché questa 2008 è una derivazione dell'ordinanza. Nell'ordinanza la zona sismica, la prima zona era per le accelerazioni al di sopra tra 0,25 e 0,35. E così, allora io prenderei questa zona 1 come range di accelerazione, perché adesso non è che il comune dei dati sento non della regione Campania significa che deve rispettare questa prescrizione qui. Purtroppo lo so, questa è una limitazione amministrativa notevole. E questa è un'altra cosa che la regione deve tenere. Perché le zone, finché hanno un fatto, diciamo, una ricaduta amministrativa, la regione. Questo credo tra tutti i casi di cui abbiamo dibattuto, che più c'è. Penso che sia proprio il fatto che queste due le altre ricade in capo alla regione. Esatto. La classificazione, no, questo fatto di l'allineamento tra la classificazione e la classificazione invece come credo questo è un fatto fondamentale. C'è questo disallineamento che i professori fortunatamente fanno dare, e credo che tra i tanti temi dibattuti sia quello di più a livello che riguarda la regione Campania, perché ha implicazioni su un sacco di cose. Poi ecco quello che dicevo prima, praticamente l'altezza poi comunque limitata in funzione della ristrezza di fatale. Quindi, scusate, come vi comportate con l'opportunamento limitato? È il secondo. Come sono le cose che interessano a loro. Infatti, come dicevo,
progettista, da operatore sul campo, non tanto da... perché quando mi accorgo che ci sono delle cose appunto, di questo tipo qua, vabbè, io faccio riferimento che il numero di piani può essere 3 oppure 4 a seconda del sistema costruttivo. Sì, ma parliamo partenza... di muratura ordinaria, la muratura armata è una cosa che non ci riguarda molto, no? Oh, poi abbiamo dei fattori di struttura e quindi a seconda della tipologia abbiamo questi punto zero, anche qui varia in funzione della tipologia, quindi muratura ordinaria e duca, i valori del favore sono quelli riportati qua sotto a seconda del tipo di struttura che si ha a disposizione. Oh. Queste sono le regole e i requisiti geometrici che certamente il professore vi avrà detto. Per quanto riguarda le strutture in muratura, allora innanzitutto non ci devono stare strutture stringenti. La massima altezza tra due solai successivi non può essere superiore a 5 metri. La geometria delle pareti di resistenza T deve rispettare questi requisiti di. Sarebbero questi qua. Quindi la snellezza deve, c'è una modifica rispetto alla precedente snellezza che voi certamente conoscete, si viene introdotto qualche altro elemento. Quindi in funzione del tipo di muratura sono queste situazioni, questi qua sono i valori massimi. Poi occorre fare le verifiche di regolarità in pianta e in altezza, perché il coefficiente di struttura varia a seconda se la struttura è regolare oppure no. Quindi o in automatico o manualmente bisogna che queste condizioni siano rispettate, queste qua. Nel caso in specie la struttura non è regolare né in pianta né in altezza. Nel caso di poi qua ci sono i coefficienti di amplificazione stratigrafica per quanto riguarda gli stati limiti, queste sono in automatico perché vanno in funzione della classe e della e del tipo di termine. Poi questi sono uno spettro di risposta, ripeto, nessuno di noi disegna, lo fa in automatico il. La cosa importante è qua, se si fa una struttura utilizzando il modello, diciamo, il software, è necessario, anche se si fa male, è un po' difficile, è necessario che l'85% delle masse sia eccitato, sollecitato, altrimenti non insorgono le sollecitazioni per le verifiche. Quindi uno degli elementi che noi andiamo a controllare che questa percentuale sia appunto superiore a 85. Questo precisiamo, non vi riguarda. No, certo. Perché, quando c'è l'arrivo, ho detto per gli edifici semplici. Questo, non c'è stato. Cioè, l'unica cosa, no, voglio... No, si deve fare il disegno. No, questo no. Fatto delle forze semplici. Le forze semplici, come abbiamo detto, solo per una cosa. Per la verifica delle fondazioni degli edifici semplici. Sì. Perché, secondo me, per un errore del legislatore, mentre si accetta che per la costruzione della struttura c'è il su A, per le fondazioni hanno voluto che si facesse anche la tenuta con la sistema. Il che è assurdo perché serve il contrario, tutta c'è una cosa più precisa da fare per la parte delle relazioni non per il perché quello che sono dicendo per quale spostamento. Questo comunque è una mia punto di vista. Quindi per voi calcolo delle azioni sismiche con l'analisi statica dinamica in modo facile. E io infatti allora serve solo per calcolare qua salto per me riguarda la parte sismica. Momento di torcente. No, momento di ribaltante. Ribaltante. Cioè nel piano. Ci stiamo un punto. Quindi andiamo qui in relazione. Come? Non spingere. Sempre. A tutte le strutture. Ma nessuna parte c'è un passaggio che non è il corpo che mi ha respinto. Allora, io ho fatto riferimento per gli edifici,
non deve essere pure a 5,20. Ma che e così di seguito. Poi andiamo, volevo andare direttamente agli edifici semplici. Esatto, che qua c'è un altro problema con le sale zone. Esatto. Costruzione semplice, ecco qua. Allora, le condizioni più o meno sono più o meno le stesse della verifica semplificata del vecchio DL 96. Che c'è già lo sanno. Sicuramente, quindi non è che... No, l'unica cosa, queste sono le verifiche in zona non sigma, queste qua. Sigma uguale N su 0,65. No, 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 questa è ricordata nella... capitolo 4. Sì, sì, capitolo 4. Capitolo 4 e 6, questa. Va bene, va bene. Detto, questo è il convegno tra tutte le due. No, perché in zona sigma esiste, ma è un'altra. Ci stanno arriva fino ad accelerazioni superiori a 0,47g. Sì. Allora 0,47g è chiaramente un'accelerazione di super zona 1, nemmeno di zona 1. Allora non si comprende, se io non posso fare la costruzione semplice in zona 1, perché la tabella mi dà le percentuali? Perché, no, perché poi la devo rispettare, perché poi la devo rispettare quella percentuale. Non mi sono spiegato. La zona 2, 3 e 4, zona 2, verosimilmente si pensa che l'accelerazione non dovrebbe superare 0,25g. Allora, che mi metti a fare la tabella che arriva fino a 0,47g se è vietato usare le costruzioni semplici in zona 1? In zona 1, e quindi a me viene il dubbio che questo è stato fatto dopo in cuore di qualcuno che si è voluto mettere mutande di ferro, come si dice normalmente, poiché è semplice in zona 1 non la facciamo. L'errore concettuale è che la costruzione semplice invece è la migliore che ci sia, quindi deve essere incentivata nelle zone ad alta semplicità la costruzione semplice, nella quale non si possono fare errori. Non si fanno cose brasiliane, diciamo, come si pensare. Cioè, è l'edificio migliore che esiste. Facci pensare che io dopo fosse stato il legislatore avrei detto incentiviamo le costruzioni pubblici in muratura in zona 1, quanto è bene che la tabella che c'è. Questo l'ho detto già l'altra volta. Allora, secondo me quella parte è stata scritta a due persone. Chi ha fatto la tabella si è riferita alle cose pubbliche. Chi ha scritto le cose dice vabbè, forse in zona 1. Dico un'altra cosa di più, la conferma di quando lei diceva. Sono due le persone, non c'è associazione. A quanto lei diceva? Sostanzialmente il terremoto del 1962 nella nostra zona, quindi Ariano, la maggior parte delle case, il terremoto che mi ricordo, dicevo 5-6 anni, allora la maggior parte delle costruzioni a due piani sono o in mattoni o in tufo. È arrivato il terremoto per l'ottasso, non è successo nulla. Ma scusatemi, dovete dare atto, perché cosa vi ho detto? Nessun edificio della terza classe è mai crollato a è così? Sì, così è così. Quindi si ha conferma di quello che abbiamo, stavamo dicendo. Vabbè. No, mi stanno impedendo di fare le costruzioni, di operare in prima categoria. Fermo restante che non sappiamo che cos'è la zona 1. No,
però se l'ha portata. Ma il legislatore non conosce per questa situazione, ma l'ha scritto. Questi erano tutti passanti, diciamo. Calcolato con l'analisi statica lineare, è ovvio, in congruenza, perché
tutti i fermi ci servono, però per non calcolare forze simili. Ma quindi non solo tutti i comuni sono otto, però una gran parte non c'è, il problema è che si arriva da subito e ci sono i comuni trovati poi. L'ingegnere Orlando invece è il mio ospite, resta con me. Ringrazio ancora una volta, professore Grande Aruni, è stato così gentile.